Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. La moglie di Noè, le nuore di Noè. Donne silenziose per salvaguardare la bellezza della differenza. Il racconto del diluvio segue immediatamente la breve notazione di Genesi 6, 1-4, in cui si descrive la proliferazione degli uomini e la nascita in particolare delle loro figlie. Quello che le caratterizza in particolare è la bellezza. Esse sono tovot, belle, buone. Si usa qui lo stesso aggettivo, tov, che compare in Genesi 1 per descrivere il compiacimento di Dio di fronte alle sue creature, che sono tutte buone. Tov è un aggettivo integralmente positivo, omnicomprensivo, che nella Bibbia definisce la perfezione e la bellezza, con i suoi molteplici aspetti di piacevolezza estetica ed etica. Si verifica allora il peccato di concupiscenza commesso dai figli di Dio che si invaghiscono delle figlie dell'uomo, di cui vedono anch'essi la bellezza. E così i figli di Dio prendono come mogli tra le figlie degli uomini tutte quelle che loro piacciono. Il passo è difficile, le interpretazioni sono state molteplici, ma certamente qui si vuole descrivere un travalicamento di limiti e di differenze, una confusione, un vero peccato. Per questo Dio decide prima di ridurre la lunghezza della vita degli uomini, che viene limitata a non più di 120 anni, mentre prima si poteva arrivare fino a quasi ai 1000 anni, come avviene ad Adamo, a Matusalemme, discendente di Set. Poi, dal momento che la malvagità degli uomini è grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non è altro che male, il Signore si sente pentito di aver creato gli uomini e decide di sterminarli. Ma Noè è giusto ed integro tra i suoi contemporanei e cammina con Dio. La sua vita è buona. In particolare si deve notare che mentre la poligamia si è diffusa sulla terra, i figli di Dio hanno preso molte mogli tra i figli degli uomini, invece Noè ha una sola moglie, dalla quale ha avuto tre figli e anch'essi sembra che abbiano ciascuno una sola moglie. Noè, insieme con la sua donna, ha salvaguardato il progetto di Dio sulla sponsalità. E Dio gli dice di apprezzare la sua bontà e di voler stabilire con lui la sua alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, il maschio e la sua femmina. Questo è in definitiva il cuore dell'alleanza noachica, la promessa di Dio di salvaguardare la vita da lui creata attraverso la differenza del maschile e del femminile. Nell'arca le creature assistono silenziose all'opera di Dio, alla salvezza da lui realizzata. Noè non parla mai, ascolta e agisce. È davvero il servo buono e fedele cui Dio affida tutti i beni, come dirà Gesù in una nota parabola. Ancora meno di lui parla la sua donna, che la scrittura chiama la moglie di Noè, e di cui non ci dice neanche il nome, come pure anonime restano le tre nuore di Noè. La salvezza attraverso la discendenza passa per la moglie di Noè, donna silenziosa e umile che è essenzialmente sposa e che appare docile alla volontà del Signore, disposta a essere suo strumento. Anche per questa matriarca è la lode della scrittura riservata alla donna buona. In lei confida il cuore del marito, non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere tutti i giorni della sua vita. Il riferimento alla moglie di Noè e alle mogli dei suoi figli ricorre molte volte in modo quasi formulare nelle storie del diluvio. Vi fa cenno Dio al momento dell'alleanza, lo ribadisce il racconto due volte descrivendo l'ingresso della famiglia nell'arca. Allo stesso modo Dio ordina a Noè di uscire insieme alla moglie, ai figli e alle loro mogli. E poco dopo il testo ribadisce il concetto narrando quest'uscita di Noè con la moglie e i figli con le loro mogli. Ancora più insistente, ancora più formulare, è la ripetizione della locuzione il maschio e la sua femmina, Zakar e Nekeba, che si ripete continuamente in relazione all'ingresso e all'uscita degli animali dall'arca. L'arca diventa, nella storia della palingenesi, la vera custode della differenza, che è segno della benedizione di Dio. La salvezza del creato, pur nella punizione esemplare, passa per la salvezza della differenza. L'alleanza noachica è più ricca di quella che Dio ha stretto con Adamo. Nella nuova creazione, dopo il diluvio, a sancirla è l'arco sulle nubi. E ancora una volta l'amore di Dio risplenderà nella bellezza della differenza, perché al principio maschio e femmina li creò e li benedisse.